Buongiorno a tutti, oggi presentiamo altri tre calciatori del Perugia Calcio, che sono Paolo Baiocco, Carlo Crealese e Salvatore Lia. Lascio a voi i ragazzi per le domande che volete fare. Allora, Perugia perché sicuramente è una grande piazza con grandi aspettative dal punto di vista del pubblico e dell'ambiente. Perugia perché stiamo nel vero e proprio mondo dei professionisti ben avviato, perciò mi è piaciuta subito l'offerta e sono venuto con grande gioia. Proiettivi personali, direi di fare una grande stagione e speriamo di vincere questo campionato che sarà molto pieno di insidie e difficoltà. Beh, sicuramente sono qui per dare una mano. Il mio rapporto con Andrea è da professionista puro, perciò grande simpatia per l'uno per l'altro e ci troviamo abbastanza bene insieme. Il resto sono un portiere, diciamo, completo. Diciamo, ho 31 anni, il vecchio stampo un po' rimane, però andando avanti ho imparato anche a giocare coi piedi e, diciamo, mi sono abbastanza adattato. Mi reputo un portiere abbastanza completo. Buongiorno Paolo, benvenuto innanzitutto a Perugia, Alessio Romani Dev Channel. Volevo da te una considerazione, vista anche la tua esperienza, una considerazione su questo campionato, su questo girone B e su quali sono secondo te le squadre che daranno più filo da torcere al Perugia per quello che è l'obiettivo. Beh, sicuramente il girone B è un girone abbastanza complicato perché ha delle squadre di vario livello che possono dar filo da torcere alla squadra nostra, però sono convinto che il campionato è abbastanza equilibrato, perciò noi sapremo dire la nostra e soprattutto abbiamo giocatori di qualità tecnica che sapete già come sono, perciò non vi sto a dire. Sarà un bel campionato difficile e bello tosto perché la Lega Pro purtroppo non è a livello qualitativo ma secondo me è molto a livello fisico perché cambia dalla Serie B alla Serie C, cambiano il livello. Buongiorno Giuliano De Matteis, Perugia Today. Ciao. Le volevo chiedere, anche vista la sua esperienza, come giudica la difesa biancorossa, sempre col mercato ancora aperto, però insomma sembra una difesa per la categoria abbastanza importante, no? È già capitato di giocare con giocatori così esperti, così, tra virgolette, blasonati per la categoria? Beh sì, la nostra è una difesa che diciamo il Lega Pro non ha niente a che fare, però speriamo che il mercato li tenga qua perché è una difesa abbastanza importante per la categoria, cioè una sicurezza avere dietro gente che ha calpestato palcoscenici importanti è sicuramente è una sicurezza per noi, anche per noi portieri, ma sicuramente anche per il mister. Che gruppo hai trovato? Perché insomma, sai che Perugia viene da mesi, 3 settimane tribolate, c'è un ambiente un po' difficile. Come reagisce secondo te il gruppo? Come sta reagendo a questi fattori esterni? Beh, questi fattori esterni, diciamo, il gruppo è compatto, unito, c'è grande sintonia fra i compagni, perciò su questo lato siamo messi abbastanza bene. C'è tanta attesa per questo campionato, però con la serenità giusta sicuramente ci toglieremo grandi soddisfazioni. Sì, velocemente, no, sulla responsabilità, visto che poi si troverà di fronte appunto uno come Flugnate, che tipo di responsabilità si sente addosso nel doversi poi far trovare pronto in questa competizione che seppur leale sarà comunque una competizione? Beh, la competizione tra portieri per me è vissuta tranquillamente, tanto io penso che sia il campo poi a decidere chi gioca e non gioca. Folignati è un gran portiere e lo sta dimostrando fino adesso, perciò con la massima tranquillità faremo il possibile per dare il meglio per quanto riguarda noi portieri al Perugia Calcio. Se c'è un portiere, un modello a cui si ispira e se conosce i portieri del Perugia del passato e se c'è qualcuno che magari
magari gli viene in mente che può ricordare con ammirazione, non lo so. Del Perugia Calcio, del calcio non mi viene in mente, però sicuramente fin da ragazzino è stato sempre Buffon il mio ideale portiere. Portiere completo e affidabile, perciò penso sia lui il mio modello da seguire. Volevo sapere, ti abbiamo visto, io purtroppo non ad Ascoli, l'abbiamo visto con il Pano, volevo capire tendenzialmente, principalmente se sei un terzino che ama spingere o un terzino che riesce meglio la fase di pensiero, ma stare un pochino più dietro, più coperto. Grazie. No, sicuramente mi piace più spingere, solo che negli anni, diciamo, piano piano ho imparato pure a capire magari quando andare, quando non andare, e piano piano ho imparato anche un po' a difendere, però principalmente mi piace più spingere. Chiedo anche a te, sì. Che rappresenta per te questa tappa in bianco-rosso? Grazie. Ma Perugia è una, a parte come piazza, penso sia una delle piazze più affascinanti d'Italia, questo sicuramente. E diciamo che come tappa speriamo di fare il meglio possibile, pensare partita dopo partita e vedere, diciamo, quello che succede alla fine. Non bisogna guardare più di tanto la classifica in questo momento, perché può dire tutto, ma fondamentalmente può dire anche niente. Quindi la inizieremo a guardare sicuramente da febbraio-marzo, e adesso pensiamo partita dopo partita a portare sempre 3 punti a casa. A livello fisico, come è la situazione personale? E secondo te, di squadra, col Fanno abbiamo visto una gara molto intensa, per esempio su un campo pesante, alla fine quasi eri un po' in affanno e il mister ti invitava a resistere. Come state migliorando anche a livello personale? Ma sì, dai, secondo me piano piano ogni giorno la condizione migliora sempre di più. Comunque venivamo, Alfano era la prima nostra partita ufficiale con gli arrivi, con chi era rimasto, e quindi sicuramente non era facile. Diciamo che non era facile, diciamo che l'abbiamo riaddrizzata e siamo contenti alla fine di aver portato un punto a casa per come si era messa la partita. Ma secondo me giorno dopo giorno vedo sempre la squadra migliorare in tutto, sia atleticamente che tatticamente che tecnicamente. Sicuramente ci dobbiamo ancora conoscere un po' tutti, però secondo me giorno dopo giorno vedo miglioramenti. Posso? Sì, prego. Fabio Miattelli, Goleare Umbria Radio. Volevo domandare, siccome il calendario prevede 3 partite nei prossimi 8 giorni, se è una cosa che vi preoccupa questa, stante anche il fatto che, insomma, avete cominciato a allenarvi in ritardo, il gruppo sta amalgamando un po' in ritardo, oppure più si gioca meglio è? Ma secondo me più si gioca e meglio è. Vengo da un anno a Chiavari, dove abbiamo giocato praticamente ogni 3 giorni, avevamo iniziato il campionato a novembre e alla fine siamo riusciti a vincere. Secondo me giocando ogni 3 giorni può aiutare, alla fine è la partita quello che ti dice tutto e ti dà tutte le risposte, quindi magari giocando ogni 3 giorni possiamo aumentare sicuramente l'affinità tra di noi. Volevo chiederti o di dirci qualcosa su Caserta, visto che l'hai già avuto da allenatore e lo ritrovi quest'anno a Perugia. Sì, no, il mister, diciamo che già lo conoscevo, e è uno che vuole sempre, diciamo, il pallino del gioco, gli piace giocare palla a terra e diciamo che vuole sempre, diciamo che dà sempre un'identità alla sua squadra, e questo secondo me è una cosa molto importante, cioè che la squadra abbia sempre un'identità, che non la perda mai e che va con le sue idee sempre nella stessa direzione, e questo secondo me a lungo andare è una cosa buona e porterà tanti punti. Visto che sugli esterni, insomma, più o meno sembra che almeno nella prima partita ci siete stati, qualche difficoltà un po' più al centro, che margine c'è per cercare anche di dare supporto a queste difficoltà per vie centrali? Ma come ho detto prima, secondo me era anche un po' la prima partita, in 3-4 che abbiamo giocato eravamo arrivati da 3-4 giorni, quindi comunque piano piano allenandoti, piano piano poi queste affinità vengono e diciamo vai da solo, quindi secondo me era anche quello. Un po' la prima partita
è stato anche quello. Comunque non è facile giocare una prima partita ufficiale senza aver fatto neanche un amichevole e tutto, quindi secondo me è stato quello. Enrico Fanelli a cperugia.com, il tifo grifo, ti chiedo come prima domanda quanto è stato decisivo mister Caserta nella tua scelta. Grazie. Allora, tanto, perché sono sincero, un mese di mercato da quando è iniziato, ancora prima che iniziasse il mercato ufficialmente, il mister mi ha sempre cercato, mi ha sempre chiamato e quindi è stato tanto decisivo riguardo la mia scelta. Molto semplicemente, non so se mi confermi, che tu da, diciamo, da qualche anno fa, pochi anni fa, andavi sempre all'allenamento con le giovanili dell'Atalanta insieme ad Andrea Conti, che poi ha fatto la carriera che ha fatto passando da Perugia e che adesso è poi esplodendo tra virgolette nell'Atalanta e poi prendendo il volo anche per la nazionale. Credo che sia un percorso che nel suo cuore Salvatore Elia vorrebbe cercare di ripetere, non so se me lo confermi. Ovvio, sì, io e Andrea Conti eravamo sul pulmino insieme nel tragitto per andare a Bergamo, quindi lo conosco. Però sappiamo tutti che Perugia è una piazza importante e può essere per tutti un trampolino di lancio se la stagione si fa come si deve. Sul ruolo volevo chiederti, tu sei un jolly, puoi giocare in tanti ruoli, questo secondo te è un bene o un male? Dove pensi che rendi meglio e dove pensi che Caserta ti impiegherà di più? Guarda, allora, sinceramente, sì, hai ragione, ormai col mister, questo è il terzo anno con cui sono insieme e diciamo che ho praticamente fatto quasi tutti i ruoli con lui. Il mio ruolo naturale sarebbe l'esterno nei tre a destra, però io mi adatto, cioè io dove posso giocare gioco e dove il mister mi dà la possibilità di farmi vedere, di giocare, io do sempre il 100% perché secondo me al di fuori del ruolo conta tanto l'aspetto mentale, come interpreti quel ruolo che ti dà il mister da fare. Francesca, ciao, scusami, che idea ti sei fatto dei compagni di reparto in questi primi giorni di allenamento e anche in questi spezzoni di partita che hai giocato? È un bel gruppo, anche i miei compagni di reparto sono forti e si vede che per me sono di un'altra categoria e quindi vabbè, ovviamente si spera sempre che resti, no? Io non so adesso il mercato cosa dirà, però potrei imparare tanto da loro e potrei prendere tanti spunti da loro. Ciao Domenico Cantarini, sono buongiorno. Buongiorno. Dicevi del ruolo, insomma, diciamo, a me ha colpito abbastanza visto che mister Caserta quando diciamo sei arrivato ha speso subito due parole per te sul mercato. E mi ha colpito che ha detto che sei un giocatore che si sacrifica moltissimo per la squadra. Ecco, per un ragazzo della tua età non è una definizione banale, secondo me. E volevo chiederti appunto, immagino che sia vero se l'ha detto il mister, però perché hai questa, come nasce insomma questa, al di là degli aspetti tecnico-tattici, questa vocazione al sacrificio e quindi se c'è magari anche un giocatore a cui ti ispiri in particolare? Guarda, sono sincero, io ho sempre avuto nella mia testa che il gruppo secondo me fa la differenza e penso che per fare cose importanti anche a livello di squadra, tipo per vincere campionati o salvarsi così, il gruppo è importante, che se si può fare una corsa in più per il compagno secondo me è una cosa fondamentale. E ispirarmi a qualcuno, sono sincero, potrei dirti magari gli esterni di adesso, tipo Neymar, gente che si conosce, sarebbe troppo facile. Io diciamo che guardo ogni tanto video di esterni magari famosi, forti, però non mi ispiro personalmente a uno. Daniele Orlandi, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Su Caserta, perché il rapporto con Caserta, lo hai detto tu, è stretto e quindi vi conoscete bene. Secondo te e semmai perché l'allenatore giusto per gli obiettivi che si è dato il Perugia quest'anno? Salve, allora il mister secondo me è fondamentale, il mister è un grande mister per me e lui è capace di tenere il gruppo sempre compatto, poi è arrivato in una piazza importante che secondo me può fare grandi cose perché a lui piace ad esempio giocare palla a terra, giocare, cioè piace far sacrificare anche i giocatori che magari
non sono abituati a farlo, fa cambiare la testa di uno che magari non è abituato a dare sempre il 100% e dà sempre magari l'80%, è uno che pretende sempre il massimo, e secondo me anche in una persona che non è abituata a dare il massimo, è abituata a fare il contentino, chiamiamolo così, lui è capace a tirar fuori sempre qualcosa. Secondo me in questo campionato, in questa categoria così, lui cioè, può fare grandi cose e anche oltre questa categoria, perché secondo me è un grande mister. No, sì, si ha la sensazione con la dottrità del suo arrivo, di cui si parlava, di poter contribuire un po' ad un Perugia, diciamo, per così dire, meno cantiere aperto. Guarda, sono sincero, non so cosa risponderti in questa domanda. Io faccio il giocatore e io sono venuto qua, la squadra, sono sincero, non so chi è in uscita, non so chi è in entrata, non so niente, quindi io penso a giocare. E il mister mi ha voluto, io ho accettato subito, perché Perugia è una grande piazza e merita di stare dove merita, che lo sappiamo tutti, non c'è bisogno che lo dico, e quindi io sono venuto qua, gioco e cerco di dare il 100% ogni volta, sia da subentrato, sia in panchina, cioè sempre, titolare o no. Sì, confermo, io sono sincero, ho finito la stagione con la Juve Stabia, che era verso maggio, giugno se non sbaglio, non mi ricordo, e finita quella stagione ho fatto 2 mesi ad allenarmi per i fatti miei, perché per via del coronavirus non potevo recarmi a Bergamo, e quindi mi sono sempre allenato per i fatti miei, correre, forza, e quindi ovviamente non avendo una preparazione dietro seguita come si deve, e ancora non sono al top della forma, infatti anche il mister, il preparatore, così mi stanno cercando di far recuperare tutto.